Perdono? Impossibile. Serve un provvedimento esemplare. Vogliamo che venga fatta subito giustizia. Incontrare la ragazza che ha ucciso il mio Giovanni? Mai. Non vorrei vederla nemmeno se si scusasse in ginocchio. Reagirei malissimo e non risponderei delle mie azioni. Dentro di me sta montando una rabbia che non pensavo di poter provare. Parla Barbara Scandella, madre del 15enne Giovanni Zanier, morto dopo essere stato travolto da Giulia Bravo, una soldatessa americana di 20 anni mentre guidava ubriaca. L'incidente mortale è avvenuto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio a Porcia, a pochi chilometri da Pordenone. Alla conducente, che attualmente si trova agli arresti domiciliari presso la base USAF di Aviano, è stato riscontrato un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite legale. Prima dell'incidente mortale, il suo veicolo è stato visto sbandare e andare a zigzag. Giovanni era in bici, parlando con gli amici sulla pista ciclabile, quando l'auto della soldatessa americana gli è piombata addosso a tutta velocità. Per la madre Barbara, il dolore causato dalla perdita del figlio adolescente è affiancato dalla rabbia per la dinamica del caso. Non si perdona una cosa così, tantomeno per come è accaduta. Una testimone che guidava dietro alla donna ha detto di averla vista zigzagare. Si era messa al volante in quello stato. Mio figlio aveva un sacco di amici che adesso lo stanno piangendo. Inizialmente la madre di Giovanni non sapeva che la morte del figlio fosse stata causata dalla guida in stato di ebbrezza di una persona. E dice: avevo dichiarato che avrei potuto perdonare il guidatore che aveva ucciso mio figlio, ma solo se fosse stato colto da un malore al volante. Adesso sappiamo che non è stato così. Sappiamo che questa persona aveva bevuto troppo e che non avrebbe dovuto guidare. Io e mio marito Sergio non mangiamo, non dormiamo. Pensiamo solo al nostro Giovanni, che non c'è più. Il nostro grido è per lui, non per noi. E per lui noi chiediamo che giustizia sia fatta, immediatamente. Nessuno potrà restituircelo, ma pretendiamo un provvedimento esemplare. Quello che è successo, e come è successo, non può portare ad alcun perdono da parte mia. La soldatessa rischia dagli 8 ai 12 anni di reclusione in Italia, ma in base alle disposizioni della Convenzione di Londra, può essere processata negli Stati Uniti. La madre di Giovanni è ulteriormente irritata da questa notizia e chiede con forza: quella donna deve essere processata in Italia e scontare fino in fondo l'intera pena. Sappiamo tutti come sono andati a finire alcuni provvedimenti riguardanti i militari americani coinvolti in gravissimi incidenti in Italia. La verità è che qui fanno quello che vogliono e restano impuniti. Chiedo alle autorità di negare l'autorizzazione allo spostamento di giurisdizione negli Stati Uniti, anche se so che in quel paese le pene sono anche più severe per questi reati. Ma noi vogliamo seguire il processo. Vogliamo che quella donna sia condannata in Italia al massimo della pena. In Italia la pena per l'omicidio stradale va dagli 8 ai 12 anni, mentre in alcuni stati americani l'aggravante dell'omicidio con la guida in stato di ebbrezza può portare a una pena massima di 30 anni di carcere. Se Giulia Bravo sarà processata in Italia o negli Stati Uniti, si saprà solo dopo la fase istruttoria in Italia, che potrebbe durare fino a un anno. Infatti, solo dopo l'incriminazione, il Ministero della Giustizia italiano può decidere, a sua discrezione o su richiesta delle autorità statunitensi, se consentire che l'indagata sia processata nel suo paese. Questa possibilità è regolata da una speciale convenzione internazionale sulla giurisdizione dei soldati della NATO in Europa. In entrambi i casi sarà processata da un tribunale militare. Tuttavia, potrebbe anche essere processata in parallelo davanti ai tribunali ordinari. La soldatessa si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ha chiesto di poter rilasciare una dichiarazione volontaria solo per scusarsi con la famiglia della vittima. Durante l'udienza di convalida del fermo, ha dichiarato: «Sono distrutta. Mi scuso con tutti per il dolore che ho causato.
Il suo avvocato Aldo Masserut non ha richiesto misure alternative e ha lasciato la decisione al GIP. «È confusa e frastornata», ha detto. Nel frattempo, gli amici di Giovanni, che hanno condiviso con lui quel tragico momento, sono sotto shock. Fortunatamente sono rimasti tutti miracolosamente illesi. Uno di loro ricorda: «Lo abbiamo visto volare in avanti. In un primo momento si era anche rialzato in piedi, ma qualche secondo dopo ha perso conoscenza».